Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, e la Madonna. È un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna mi hai fatto morire. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di... continuiamo a parlare della Formula 1. E di cosa? Delle ultime novità. Allora, visto questa brutta figura fatta dalla Ferrari nei circuiti di Le Castellet, io credevo, così, cercando nei vari siti di motori, Formula 1 e quant'altro, che ci sia una risposta, diciamo, bella e consistente da parte di Ferrari, in cui mi sarebbe piaciuto leggere: siamo tornati in Galleria del Vento, abbiamo modificato, abbiamo lavorato. Niente di tutto questo. C'è da dire una cosa anche che ancora mi mette veramente a non capire questa Ferrari. Nella giornata di mi sembra di venerdì o sabato, il numero uno della Ferrari, un certo Laurent Mekis, fa un grande annuncio che è passato in sordina, è stato in seconda fila, dicendo che la Ferrari per questo campionato smetterà di sviluppare l'attuale vettura e si dedicherà completamente alla vettura 2022. Nell'ultimo file cosa vi ho detto? È la classica storiella che ci racconta la Ferrari, che venga detta da Mekis, che venga detto da Binotto o dalle persone che le hanno erano prima di loro in quei posti dove c'è potere decisionale, è una storiella che ormai sono anni e anni che si viene a sentire. C'è da dire una cosa: prossimo Gran Premio è il Red Bull Ring, si correrà questo fine settimana e si replicherà nello stesso circuito la settimana successiva. Cosa dire? Red Bull Ring. Verstappen e Perez andranno a nozze. È un circuito che conoscono veramente centimetro dopo centimetro. Per per Verstappen sarà veramente come pennellare le curve. Per quello che riguarda invece Perez, secondo me sarà un ulteriore studio sulla vettura, perché sappiamo che Verstappen la guida da anni e invece Perez è solo da questa stagione, quindi ci sarà uno studio, un completamento da parte di Perez nel completamento conoscitivo di vettura. E quindi secondo me in questi due Gran Premi, quello che prevederò io, cosa sarà? Che ci sarà l'allungo da parte di Red Bull sulla Mercedes. Una Mercedes abbiamo visto, che poi anche io non ho visto, però riportano vari siti che al momento in cui la Mercedes non è più riuscita ad avanzare, a portare le proprie vetture davanti alla Red Bull, c'è stato un gesto veramente brutto da parte di Toto Wolff, e quello proprio di levarsi le cuffie e buttarle per terra. Uno, per la prestazione data di vettura, e beh, questo è palese, però sappiamo che entrambe, almeno c'è la cosa di dire, almeno i due team lavorano,
lavorano per migliorare la vettura. A me su questo lato qua dice, beh, sto lavorando, non sto trovando ancora il risultato, cioè quello che mi serve, quei pochi centesimi per stare davanti al mio avversario, però sto lavorando. E come si dice, quando uno lavora, prima o poi il risultato viene. Perché? Perché continui a lavorare, cerchi sempre di migliorarne tutti gli aspetti, cosa che la Ferrari non fa, anzi l'ha già ammesso dicendo basta, noi abbiamo finito di modificare o modificare la vettura di questa stagione. Quindi cosa ci dirà? Che sarà una Ferrari sempre sempre peggio. Questo è quello che dice, diciamo, la carta. Però se stiamo a vedere, ci sono molti circuiti che andranno a favore della Ferrari, questo sì, però vedendo come si sta comportando Mercedes e Red Bull, poi anche la stessa McLaren, qui vediamo anche l'Alpine di Alonso, in cui abbiamo visto questa buona, perché non si può dire altro che buona prestazione di questa vettura, ed è grazie a un nuovo impianto di idroguida, quindi ha dato agio al pilota a essere molto più sensibile e quindi di portare sempre ad ogni curva la vettura al limite. Ritornando in Ferrari, allora sono riusciti a capire il problema di Ferrari, ed è praticamente ciò che riportano, dicono sempre, i siti di motori, è che il problema sta nei cerchi, ma il problema è irrisolvibile. Perché? Perché c'è il congelamento di alcune parti vettura. In questo congelamento sono compresi i cerchi della vettura, quindi la Ferrari non potrà modificare i cerchi. Cos'è che rendono la particolarità di questi cerchi? È che non riescono a smaltire l'aria calda. Nel discorso che vi facevo ieri, cioè l'ultimo file sui flussi aerodinamici che devono permettere la stabilità e il mantenimento di una certa temperatura del pneumatico per renderlo sempre prestazionale e non avere i consumi anomali, questo in Ferrari non sta succedendo. Perché? Perché i cerchi non riescono a smaltire l'aria calda, e quindi cosa succede? Che invece di giro dopo giro i pneumatici saranno sempre di più messi a soggetti a usura anomala, quindi è un'usura repentina, veloce, basta più grip dopo 10 giri, e quindi sarà veramente è un grandissimo problema per la Ferrari. Quello che non mi è piaciuto di Toto Wolff è che praticamente questo è come la vedo io, è il comportamento che ha con i due piloti, cioè quello che stiamo vedendo tra Red Bull e Mercedes, che cos'è? Se voi notate bene, durante la gara Perez fa passare Verstappen per via, se voi, c'è il file dove si sente praticamente la voce di Perez e Verstappen dire adesso andiamo a prenderli, cioè questa unione, quello che fa, come dico io, quella bella amalgama, quel bel mix che fa grande una scuderia, una squadra di calcio, di pallavolo o tennis, cos'è? È l'unione. Quindi si danno forza uno con l'altro. Per quello che non sta succedendo in Mercedes, e Toto Wolff si incazza. Ma lì è un problema, lo sai che botta se è così. Quindi dovevi provvedere prima, dovevi sostituirlo il pilota. Ormai palese, ve lo ricordate quando Hamilton non poté salire in vettura per causa Covid, misero il mio pupillo e dimostrò che anche non avendo senso conoscitivo di vettura è riuscito a stare davanti a Bottas. Quindi come dico io, è quando il Dio dà il pane a chi non ha i denti. In questo caso Toto Wolff doveva avere il pugno duro e dire basta Bottas, non ci siamo, non va bene, non è per te, non è che non è un buon pilota, non dico questo, perché quando un pilota accede anche a essere una seconda guida, ragazzi, vuol dire che tu veramente hai tutte le capacità per essere un buon pilota. Può essere la pressione data da mille cose che Bottas non vada,
la continua pressione con Hamilton. Certo, avere uno che ti batosta gara, cioè qualifica dopo qualifica, gara dopo gara, e tu non vedi che non ce la fai, ti dà anche un secondo al giro, ragazzi, non è semplice. Cioè nella mente di Bottas, cioè continuamente prendere, come dico io, mazzate su mazzate, non è semplice. Tu ti cali dentro la vettura già sapendo che hai il tuo compagno di scuderia, se non commette qualche errore, tu li arriverai sempre dietro, ed è psicologicamente è veramente devastante. Ovvio che da parte di Bottas dovrebbe esserci anche la gran cosa di almeno di far vedere, di mostrare che lui porta la macchina al limite, ma ci sono state gare, ragazzi, che cioè più del 12° posto non è arrivato in pista, non riusciva, non vi ricordate, non riusciva a sorpassare chi era Tsunoda, cioè era dietro dopo 4-5 giri l'ha passato, ma stiamo scherzando? Ma no, cioè, quindi c'è, cioè, adesso il problema anche da parte di Mercedes è tutto Wolf. Ma quello che mi dispiace, è che anche in Ferrari continuano a cambiare certe figure. Adesso il big boss della Ferrari sarà un altro nuovo ingegnere, un plurilaureato, mi va bene tutto, puoi avere anche 14 lauree, a me non mi interessa, ma se non conosci e non assapori, io lo chiamo il puzzo del box, ragazzi, e non senti l'odore dell'asfalto caldo, oppure le sensazioni provate da un pilota che lo senti nelle cuffie, che ansima perché ha il cuore a mille e fa fatica a stare in pista, perché ragazzi, stare dentro una vettura, io ho provato sul Formula 3, ogni volta che metti il piede sul freno sono oltre 100 kg che devi spingere, quindi se facciamo conto che su alcuni circuiti sono 12-13 curve, ma immagina quante volte tu devi buttare dentro 100 kg di forza per riuscire a frenare la vettura, ma devi avere forza e sensibilità. Poi vedete quante volte, quando anche mi ha visto Perez, per Sainz nel giro di schieramento, che fanno quelle piccoli mini test, è uscito fuori di pista, perché basta veramente un attimo, deve avere una concentrazione veramente enorme per stare su una vettura di Formula 1. Per quello dico, se uno un ragazzo arriva e accede nel mondo della Formula 1, vuol dire che le qualità ci sono. Poi è ovvio, in questo caso come Bottas, ragazzi, non è un anno che prende mazzate e non sono due, quindi era un buon pilota prima che arrivasse in Mercedes, però affrontare questo tipo di stimolo no. E qui ripeto, è per me, io poi alla fine chi sono? Non sono nessuno, sono solo una piccola una persona che è stata nel mondo del motorsport di un certo livello e so le pressioni che ci sono all'interno di un box. Quando vedi, vi ripeto, io ho avuto la fortuna negli ultimi anni di avere il Paolo, che è una persona veramente umana, a parte, e che quando rientrava nei box ti parlava, ti dava le proprie sensazioni, era con la scuderia, era con l'altro, avevamo un altro ragazzo molto più giovane sulla vettura, dava consigli, cioè il team è unito. Quando vedi che certe cose non funzionano, in questo caso in Mercedes, è giusto che si volti pagina, certe figure devono cambiare, perché è giusto, nel tempo bisogna cambiare se vuoi avere una, è brutto da dire, però è così, bisogna cambiare certe figure. Poi sapere che Hamilton ancora è il contratto di Hamilton, voi sapete qual è, com'è, quanto percepisce, non si sa nulla perché è in una grande bolla, già vedete non c'è la stabilità. Comunque, e ripeto, mio giudizio, quello che sta tirando su, cioè sta tenendo lì, sta facendo galleggiare la Mercedes, è solo la grande abilità di Hamilton, perché se mettessimo le abilità di Bottas, veramente sarebbe già decaduto tutto in Mercedes, cioè peggio della Ferrari secondo me, perché già in Ferrari hai due giovani talentuosi,
e si vede che hanno voglia di fare. Si può dire quello che vuole della vettura, perché io dico vettura come macchina, si può dire quello che vuole, ha tutti i suoi difetti, perché però parlo come i piloti, la fortuna della Ferrari è avere Leclerc e Sainz, due ragazzi, come dico io, con la testa, anche in base, perché vedete ci sono le difficoltà, sono sempre ragazzi che ragionano. Quello che poi, ecco, che stavo dimenticando, immaginate voi che Toto Wolff durante il Gran Premio gli dice a Hamilton di rientrare i box per sostituire i pneumatici, ma è lo stesso Hamilton che ti dice no, perché sento che ancora la vettura ha gomma, ancora la gomma è prestazionale, gli impongono di rientrare ai box. Poi vedete che, come avete ben visto, Verstappen pennella l'ultimo track di pista, gli passa davanti e ciao, e gli ha detto ciao ciao, cioè si vedeva proprio Max Verstappen che dalla vettura faceva ciao ciao a Hamilton, per dire avete sbagliato, e qui altro errore di scuderia. Beh, comunque sono una somma di errori che sta commettendo la Mercedes, e dico anche che grazie a Toto Wolff che sono state immesse varie regole, tipo le ali mobile, perché iniziava a capire che la Mercedes andava in difficoltà, e invece di guardare i propri errori commessi andava ad osservare le probabili non conformità di alcune vetture Red Bull, Ferrari e quant'altro. Quindi alcune regole sono state messe perché Toto Wolff, visto che era anni che era lì sul podio con la sua bella corona da re, consiglia alla FIA andare ad analizzare le vetture che secondo lui non erano conformi. In questo caso cosa dire? Niente, si è dato, come si dice, una bella martellata sui piedi Toto Wolff. Quindi è meglio che come ho detto in Ferrari, vi do lo stesso consiglio alla Mercedes: rimettetevi di nuovo in officina, rivedete gli errori e dove è possibile riparare alle brutte prestazioni fatte. In casa Ferrari, dico Mercedes, la prima cosa da fare è sostituire il pilota Bottas. Prima, l'avete il pupillo in casa, e come ce l'ha il pupillo in casa, mettilo, dieda Bottas, non credo che sia quella qui pochi, per modo di dire, perché qui si parla di milioni di euro da dare a Bottas come buona uscita, e dirgli caro, ma le prestazioni le vedi? Cioè non è che puoi dire, si può attaccare i vetri, non si può, Bottas non può arrampicarsi sui vetri, le prestazioni le vediamo, quindi faccia lui un passo indietro, cosa che non faranno mai un pilota, ve lo dico io, non faranno mai un passo indietro i piloti, perché sono veramente cocciuti come gli asini, perché poi alla fine sono fatti così i piloti, sono cocciuti come asini, certe cose loro non... è sempre colpa degli altri, dico, è una cosa che, ecco, una cosa che dico sempre e che mi è rimasta in testa, quando c'è qualcosa che non va, il pilota ha sempre ragione, sono sempre ego, è la colpa di lui, e la vedo, sento la macchina che vibra, e lo vedete anche nei team radio di Hamilton, quando vede che non riesce a stare davanti, lui inizia a vedere i fantasmi. Questi sono... E diciamo che sanno e sono dei professionisti, ma immaginate voi in un, come dico io, medio team che ero io, cosa arrivano a dire i piloti. Quindi lasciamo stare, è antisportivo in alcuni momenti, è antisportivo dire cosa pensano i piloti. Va bene, va, come dico di solito, è tutto qui da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carro. Noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento.
poi lo graffi tutto. Ed io buongiorno, vedendomi sognone, sto zitto, subisco, ma tu da brava gatta poi comincia a miagolare. Sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì quarta quarta fingendoti distratta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto. E poi, e poi, e poi, e poi lo graffi tutto. Ed io bonnicione, vedendomi sognone, sto zitto, subisco, ma tu da brava gatta poi comincia a miagolare. Sei come la gatta sul tetto che scotta, sei lì quarta quarta fingendoti distratta, ma appena tra i comignoli c'è il gatto, fai un balzo di soppiatto. E poi, e poi, e poi, e poi lo graffi tutto. La gatta, il gatto, sul tetto, che scocca. Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, ben trovati anche da parte mia, giovedì 24 giugno, che sto dicendo? Cominciamo subito a dire le prime castronerie. 24 giugno ragazzi, 2021. Allora io prima di cominciare con la trasmissione devo fare assolutamente, non una rettifica, in realtà dovrei chiedervi scusa, perché ieri non siamo andati in onda. Abbiamo avuto due problemi, ci sono stati. Allora uno, Over chiaramente è stato sommerso dal lavoro, sommerso dagli impegni. Sono periodi molto difficili questi, soprattutto per chi fa le consegne come Over, perché a parte i suoi impegni calcistici e tutto il resto che ha sempre da fare, ma per chi fa delle consegne nel momento in cui grosso modo l'economia ricomincia a rifiorire, a ricamminare, è chiaro che ti massacrano, eh? E quindi ieri non ho avuto assolutamente il tempo di prepararci niente, mentre oggi, come avete appunto sentito, l'ha preparato. Io sto parlando chiaramente di martedì. Poi in più c'è stato un altro problema, e questo problema è stato da parte mia. Ci ho ragionato tutto ieri, ragazzi, ci ho ragionato approfonditamente tutto ieri e sono arrivato ad una conclusione. Dovete sapere che quando vado a pesca quest'anno, a differenza degli anni passati, il giorno dopo io la pago, il giorno dopo pago una stanchezza fisica che è una cosa terrificante. Perché? Perché non riesco in realtà a dormire, non riesco neanche un pochino a riposare. I tempi di recupero purtroppo gli anni passano e diventano un pochino più lunghi in confronto degli anni passati. Io tante volte la mattina, ecco, finisco di fare la trasmissione, vado a casa, è tempo buono, tutto funziona, e allora a un certo punto accompagno i bambini all'asilo e a scuola, e poi dico, sai che c'è, invece di mettermi a dormire a casa mi metto a dormire al lago, all'aria aperta, all'aria buona, all'aria profumata della natura, dentro la mia tenda con le mie belle coperte, e è una cosa che proprio ti fa riconquistare, veramente riconquistare la vita. Certo, se poi riesci a dormire almeno un'oretta, un paio d'orette, tre orette, passate così tranquillo, no? Il problema è che sto cominciando a pescare, come sapete, con la canna con il mulinello, il sistema Feeder, tra l'altro un sistema ideato da me negli anni, primi anni, proprio nel 2000, 99-2000, quando all'epoca praticamente era un sistema sconosciuto. Non so esattamente se il brevetto va a
da me oppure no. So che a suo tempo ero l'unico che pescava in questo modo. Eravamo in tre in realtà ad avere ideato questo sistema di pesca. Poi un giorno magari ve ne racconterò, c'è anche Roby, c'è dietro anche Roby, il nostro grande Roby. Che cosa succede? Che voglio fare quest'altra tecnica invece della Rubasien, perché il sistema di Rubasien è una canna chiaramente molto lunga, molto pesante, l'età avanza e quindi chiaramente mi viene un mal di schiena incredibile il giorno dopo, anche se la Rubasien chiaramente è molto più addescante, no? Rispetto al sistema FIDE, rispetto al sistema della canna, diciamo, con il mulinello. Il problema della Rubasien è che tu non puoi mettere un segnalatore acustico di beccata, quindi in realtà se il pesce dove io magari mi metto a dormire il pesce dovrebbe mangiare, io non ho nessun modo per accorgermene. Magari c'è il caso che mi sveglio e trovo la canna al centro del lago, anche se la canna lunga da 11 metri, fidatevi, se abbocca una carpa dai 10-12 kg in su ha la forza per tirarti la canna dentro l'acqua, fidatevi di questo, l'ho visto l'altra volta. E quindi allora adotto quell'altro sistema, il quale appunto viene messo un segnalatore di abboccata tipico proprio usato nel car fishing, che praticamente quando il pesce abbocca fa pi. Il problema è che ultimamente ogni volta che vado a pesca ogni 5 minuti sto maledetto segnalatore pi. Alzo gli occhi e vedo in realtà che va il pesce, prova a mangiare l'esca, l'assaggia, la tocca e dopo un po' va via. Quindi non è che tu senti il segnalatore e ti dici vabbè ti alzi e vai a prendere il pesce, no, in realtà senti continuamente ste beccate. Risultato? Che non riesco mai a dormire un po', non riesco mai a riposarmi un po', perché senti il bip bip della boccata, aspetti un po', la boccata in realtà non c'è, recuperi, controlli bene l'esca, tutto quanto, e rilanci un'altra volta, ripasturi un'altra volta e poi ti rimetti giù a riposare. Passa qualche minuto e di nuovo bip. Di tanto in tanto chiaramente c'è il pesce, di tanto in tanto il pesce non c'è. Però il morale della favola è che non riesco assolutamente a chiudere occhio. Il giorno dopo logicamente sono stanco, sono molto stanco, molto provato, rincoglionito. Ed non solo la guida, il lavoro diventa veramente difficile da fare, ma non sono in grado assolutamente di fare radio, non sono in grado di fare un discorso, di dire qualche cosa, perché quando uno è talmente stanco che non riesce a tenere gli occhi aperti, oltre al fatto appunto, come dico sempre, che può diventare pure pericoloso, perché devi essere vigile con la mente, devi essere concentrato per riuscire a fare due cose contemporaneamente. Se tu sei talmente rincoglionito perché sei stanco, fai fatica a farne una, figuriamoci che cosa succede se cerchi di farne due. E così ieri ho rinunciato a fare la trasmissione. Però il problema rimane, perché non so se ve ne siete accorti, ma questo è un problema in effetti che mi succede ogni volta che vado a pesca quest'anno. Quindi qual è la soluzione ideale? Forse direte, come dice Alberto, beh a sto punto vai a pesca il giorno che sei libero. Purtroppo il mio lavoro non mi consente praticamente mai di essere libero, quindi devo assolutamente escogitare un sistema. E così ieri, parlandone anche con Roby, alla fine ho pensato di adottare questo tipo di sistema. Quando io decido di mettermi a dormire, giustamente, e di mettermi a riposare sul serio, invece di usare un'esca come il mais, che è un'esca molto addescante, chiaramente come sapete tutti, che può addescare praticamente tutte le sorte di razze di pesci, dai più piccoli ai più grandi, e probabilmente è proprio la minutaglia, sono proprio i pesci piccolini, le carpette piccole, che vanno molto spesso a dare fastidio all'esca, vanno a smangiucchiare l'esca, si rendono conto che non riescono a tirarla via, però intanto hanno dato fastidio, hanno smosso, hanno dato fastidio, insomma fanno in modo che sto segnalatore suoni, il segnalatore suoni sempre. Ecco, la soluzione è quella di usare un'esca più grande, un'esca differente, un'esca che possa prendere soltanto delle carpe di una certa dimensione, pesci di una certa dimensione, in modo tale che la minutaglia non mi vada a fastidio. E quindi ieri sono andato a comprare immediatamente delle boilets,
usando le boilies, praticamente in questo modo spero e penso, lo vedrò la settimana prossima, di riuscire un po' a riposarmi in questo modo molto facile, diciamo, no? Ecco, almeno così speriamo che invece dà un po' meno fastidio. Dico ok, adesso voglio riposarmi 2 o 3 orette, boh, metto giù la lenza e poi in caso che suona almeno so che è un pesce grosso e che probabilmente rimane anche attaccato, perché molto spesso poi anche ieri le cose non rimanevano attaccate. Ok, ho fatto questo lungo preambolo soltanto per dire che cosa, ragazzi, per dire soltanto che mi dispiace che di tanto in tanto capitano situazioni un po' particolari. Non si riesce quasi più a fare negli ultimi tempi una trasmissione intera. Stiamo pensando in effetti noi della radio di fare un periodo un pochino di sosta. L'anno scorso in tutto il periodo estivo in effetti ci siamo fermati perché il lavoro era tanto per tutti, e dopodiché abbiamo ripreso a settembre. Quest'anno non è nostra intenzione comportarsi così, è nostra intenzione continuare a dare un servizio, a dare delle notizie e quant'altro, però alcune volte purtroppo anche per gli impegni, ecco, vedete Ove, vedete Alberto, vedete Robin, facciamo veramente veramente fatica. Anche lo stesso Vado, un nuovo ingresso della radio che mi fa molto piacere, negli ultimi tempi fa anche lui una molta molta fatica anche a fare un solo intervento. Questo anche perché l'estate chiaramente uno ha molte più cose da fare che non l'inverno. Oh, prima di arrivare al calcio io voglio commentare una notizia particolare, una notizia così a mio giudizio strana, perché se la notizia può essere, diciamo così, a livello ideologico particolare, lascia in realtà un sacco di interpretazioni e dovrebbe anche in realtà lasciare un sacco di conseguenze proprio anche a livello pratico. A cosa mi riferisco? Mi riferisco del caso di un diciassettenne, quindi minorenne, che ha denunciato i genitori perché i genitori Novax non volevano che lui si vaccinasse contro il Covid. Quindi lui ha preso ed ha fatto la denuncia perché lui invece voleva prendersi il vaccino. I genitori hanno deciso di no e lui l'ha denunciato. Ecco, questa è la notizia. Come è andata a finire non lo so, francamente. È una cosa che magari seguiremo nei prossimi giorni. Scusate, dov'è la notizia particolare? È che, allora, è complicato, ragazzi. In realtà è complicato. Un diciassettenne, essendo minorenne, in realtà ha o non ha il diritto di poter decidere per se stesso del proprio corpo quello che ne vuole fare? O no, in quanto minorenne? Prima domanda, proprio a livello giuridico. Seconda domanda, al di là di se fa bene, se fa male, se ha ragione i genitori, ha ragione lui, al di là di questo concetto, la domanda base è questa: se tuo figlio all'età di 17 anni, quindi minorenne, ripeto, chiede di fare una cosa che va al contrario della tua opinione, una cosa importante come questa, come può essere appunto un vaccino, come è giusto comportarsi? Assecondarlo? Perché è giusto che lui debba avere una propria opinione, un proprio modo? Oppure da genitore ti senti, come dire, no? Legittimato a prendere una decisione anche per lui? La domanda di base che noi dobbiamo porci è questa, perché poi dopo, come sappiamo in giurisprudenza, quando viene presa una sentenza dal giudice, quella sentenza dopo diventa legge, perché si crea un precedente. Quindi, non so, noi avremo 17-16 anni che magari prendono delle decisioni e se i genitori non sono d'accordo, loro possono denunciare i genitori e alla fine fare quello che vogliono. Il giudice stesso come fa a prendere una decisione magari negativa in quel caso? Ecco, diventa effettivamente molto molto complicato riuscire a trovare in realtà una risposta. Ripeto, al di là del discorso se è giusto o non giusto vaccinarsi, questo è un discorso in questo caso al lato, questo ripeto, ognuno di noi può pensarla come vuole.
c'è chi dice io a un certo punto magari sono giovane, il rischio del Covid non è alto, se dovessi prenderlo bene o male dovrei riuscire a, non dovrei avere delle conseguenze gravi, perché mi devo fare un vaccino? Non ho voglia di farmi un vaccino che per il momento non è stato ancora sperimentato, eccetera eccetera. E invece magari qualcun altro invece dice no, io voglio essere sicuro, avere questa protezione in più, e quindi preferisco farlo. Io non lo so, ragazzi, vi dico la verità, è una questione molto spigolosa, che fondamentalmente alla base, ripeto, non guardo il caso specifico del vaccino in se stesso. Quello che io penso, avendoci anche dei figli, è proprio questa. Perché poi, ragazzi, in realtà, sia che prendi un ragazzo di 17enne o prendi un bambino di 5 anni, alla fine dei conti la decisione dovrebbe spettare sempre al genitore, il quale il genitore chiaramente è lui tenuto a rispondere di quello che fa tuo figlio. È complicato, ragazzi, mi viene in mente, non so, magari tu sei vegetariano, tuo figlio invece vuole mangiare carne, e tu cosa fai? Gli vieti la carne? Perché a tuo giudizio non va bene? Ripeto, è un discorso veramente veramente complicato. Ecco, io vi ho solo riportato la notizia, ognuno di voi è libero di pensare, di decidere quello che vuole. Io fondamentalmente, se fossi stato anche un Novax contro i vaccini, mio figlio a 17 anni vorrebbe fare il vaccino, io gli direi guarda figliolo, aspetta di avere 18, hai 18 anni, per cui anche di legge sei libero di poter decidere per conto tuo, la vita è la tua, il corpo è il tuo, decidi di fare quello che ti pare. Dico, finché sei minorenne, sinceramente la responsabilità è la mia. Ecco, se ti succedesse qualche cosa, seppur minima, penso che la decisione migliore in quel caso, essendo un genitore, dovrebbe essere questa. Se fossi il giudice, invece, in quel caso lì, ragazzi, non saprei neanche come, vi dico la verità, non saprei neanche cosa, esattamente che pesci prendere, perché, lo ripeto, non è semplice. Detto questo, ragazzi, ci ascoltiamo velocemente adesso un brano musicale, un vecchio brano musicale di Vasco Rossi. Quando ritorniamo parliamo un po' di calcio, perché ieri si sono svolte 4 partite, ragazzi, 4 partite, abbiamo tutto chiaro, gli ottavi di finale di questo campionato europeo, a mio giudizio bellissimo, perché già si vede chiaramente che le squadre più importanti ci sono quasi tutte e che i giocatori più importanti hanno praticamente risposto tutti, risposto esclusivamente tutti, non c'è stato quasi nessun flop da parte anche dei grandi interpreti. Va bene, a dopo, mi raccomando, rimanete lì, non andate via. Ay, 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 ay,
come dice Doghe, la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare a mare, senza rischiare di cadere, di incontrare sempre, sempre, sempre quel tale che scrive sul giornale. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Oh, rientriamo, così ho avuto modo di bere un goccio d'acqua perché avevo la gola veramente secca. Allora, dicevamo ragazzi, io la prima fase di questo campionato europeo si è finita. E quindi abbiamo un quadro di tutti gli ottavi di finale di questo europeo. Allora, innanzitutto diciamo questo: per i bookmaker, gli scommettitori, l'Italia è già passata al secondo posto, favorita chiaramente è la Francia, la France, e per secondi addirittura siamo noi, l'Italia. Questo perché? Perché sicuramente i bookmaker hanno tenuto conto del gioco che ha fatto l'Italia, dei 7 gol fatti e 0 subiti, delle pochissime parate che ha dovuto fare Donnarumma. In pratica mi sembra che in 3 partite mi sembra che ne ha fatto un paio, soltanto, quindi non ha neanche subito occasioni da rete e quant'altro. Chiaramente prima favorita è la Francia con quella squadra che c'ha. Ieri quando ho visto entrare Coman in campo verso fine partita dico cavoli, è già che la Francia c'ha persino Coman. Mi veniva da ridere dentro di me, dico cazzo che razza di squadra che c'hanno, e pensare che hanno a casa anche giocatori veramente fortissimi, importanti, no? La Francia è veramente ha una generazione di quelle eccezionali. Faccio veramente fatica a capire come uno squadrone del genere, anche ben orchestrato e ben allenato da Didier Deschamps, come possa effettivamente non vincere. Però, come sappiamo, nel calcio tutto è possibile, l'abbiamo vista ancora una volta ieri sera, che proprio la stessa Ungheria con la Germania ci è andata veramente molto 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 vicina. Se non era per quel gol di Goretzka, pensate che la Germania era fuori, con l'Ungheria addirittura seconda. Insomma, veramente non inquietante, ma veramente incredibile, se vogliamo dirla tutta. Allora, torniamo a noi. Mi sembra tra l'altro che le grandi stelle hanno risposto tutte, Lewandowski ha fatto 3 gol veramente importanti, Ronaldo, rigori a parte perché poi vanno tirati i calci di rigore, abbiamo visto per esempio la Spagna ieri che ha sbagliato il 5° rigore consecutivo, quindi ci vuole sempre un merito a tirare i calci di rigore, Ronaldo capocannoniere con dei numeri veramente pazzeschi. E mi sembra che più o meno le grandi stelle hanno risposto tutte, Benzema, Pogba hanno risposto, forse quella un pochino sottotono, se possiamo chiamarla grande stella internazionale, sinceramente, vabbè, per me sì, perché è stata la Scarpadore, è stato il nostro Immobile che ha fatto un solo gol, 0 assist, quindi
forse sotto quel punto di vista, questo vuol dire anche quanto può essere alta la crescita dell'Italia. La squadra che più mi ha sorpreso in questa fase iniziale devo dire che è stata la Svezia, perché al di là dell'orgoglio di Lewandowski di ieri, la Svezia è una squadra molto quadrata, molto molto quadrata, molto convinta e ha un gioco molto semplice, un bel 4-4-2 classico, semplice, linee unite, strette, grande difesa e poi si prende e si riparte velocemente in contropiede. La Svezia può essere uno spauracchio, può essere una squadra che può diventare nei KO molto difficile da affrontare per tutti, perché come sappiamo in questi tornei qua se non prendi gol non perdi. Tu adesso d'ora in poi paradossalmente potresti diventare campione d'Europa senza prendere mai gol. Io ragazzi inoltre mi ha sorpreso molto, che poi è un po' relativo, ma mi ha sorpreso tantissimo la reazione veemente, di rabbia, rabbiosa proprio, d'orgoglio che ha avuto la Spagna ieri, perché sembrava una partita proprio nata e creata per avere quegli incubi atroci, quelle classiche partite di questi tornei magari stregate che ti porta a uscire fuori dal torneo pur non meritando. È chiaro che se tu sbagli il calcio di rigore, no, la colpa è la tua che lo hai sbagliato, però Nagia dice ma guarda te, poi ad un certo punto la fortuna gira, il portiere fa questo errore banalissimo della Slovacchia di ieri e della Spagna a quel punto dilaga totalmente, facendo craffe di gol bellissimi, anche molto molto belli un po' tutti quanti, gioco spumeggiante, fantastico, palla a terra, triangolazioni, giocate di prima, sembrava come una squadra, pensate quanto è importante l'aspetto psicologico nel calcio, sembrava una squadra che all'improvviso si sblocca dalla paura e prende come quel pugile, no? Che ha paura di prendere schiaffi, di prendere pugni, allora sta solo chiuso coperto dietro, chiuso coperto, e ogni tanto prende qualche cazzotto anche forte magari ai fianchi e sta per crollare al tappeto, poi a un certo punto prende al coraggio, alza la testa, comincia a dare un bel cartone, dà un bel pugno, prende, mette al tappeto l'avversario che poi si rialza e poi da quel punto lì non ha più paura di affrontare nessuno. La Spagna ieri mi è sembrato questo e a questo punto può diventare molto pericolosa, perché sono proprio quelle classiche situazioni nel calcio che si verificano e che dopo possono essere devastanti. Cioè, ecco, mi viene in mente ecco, l'Italia dell'82, quando uscimmo con le critiche infinite dalla prima fase a gironi con 3 pareggi, giocando malissimo e tutto quanto, con delle critiche infinite la squadra andò in silenzio stampa e affrontò le due squadre praticamente le più forti che c'erano in quel momento, all'Argentina di Diego Maradona, addirittura l'Argentina campione del mondo in carica, e poi subito dopo Brasile addirittura. Quindi paradossalmente uno dice vabbè siamo fuori, punto e basta. Ecco, poi quando quelle cose ti si sblocca qualcosa nella mente in questi tornei, in queste partite secche, poi è come se avvenisse una sorta di magia. Ecco, io veramente porrei tanta tanta attenzione alla Spagna, perché ieri l'ho proprio vista sciolta, tranquilla, sciolta, libera da pensieri, libera da tutto, da quei complessi e quant'altro. Ecco, quella è una partita veramente, cioè la Spagna può essere veramente molto pericolosa. La Svezia abbiamo detto, ecco, l'Inghilterra è una squadra che per me può fare molto meglio, e per i giocatori che ha e per il suo allenatore può veramente giocare molto meglio. L'Inghilterra può fare anche qualcosa di più, detto tra noi. Lo stesso Lukaku, De Bruyne hanno risposto molto bene da questo europeo. Insomma, dal punto di vista calcistico è spettacolare, mi sembra che l'europeo sta andando proprio alla grande, anche per gli organizzatori, visto e considerato che le grandi squadre rimangono tutte, anche se poi è chiaro che se tu fai passare addirittura le tre squadre su un girone di 4, è chiaro, no? Ecco, come ieri ci sono andati vicine, perché se Goretzka non fa gol, una di queste squadre campioni poteva addirittura uscire. Ecco, la Germania, ieri la Germania io l'ho vista, la Germania è stata
con Germania vi dico la verità. Allora, se noi parliamo dal punto di vista del gioco, da un punto di vista così della formazione, francamente non mi è piaciuta per niente ieri. Ieri è stata veramente, sotto un punto di vista, anche fortunata, perché non aveva prodotto tante occasioni da rete. Il pareggio, tra l'altro, l'1-1 è stato veramente un frutto di errori, di un'uscita maldestra del proprio portiere, quindi è stato un caso che è riuscito a trovare il pareggio. Ed devo dire che la Germania è molto molto deludente dal punto di vista del gioco. Quello che invece va sottolineato chiaramente è la caparbietà, quella cosa di dire basta, non ci sto a uscire. Sono usciti 2 anni fa, 3 anni fa, no? Al mondiale del 2018, da campione addirittura in carica, così contro la Corea del Sud, con un girone abbastanza facile, sono usciti così con le ossa rotte e quant'altro. Tra l'altro sapevo che avevano prenotato l'albergo per tutto il mese fino alla fine del mondiale, perché erano sicuri di arrivare quantomeno in finale, insomma, o nelle semifinali perlomeno, no? Così potevano disputare anche la finalina. Ecco, dover uscire di nuovo con le polemiche e tutto quanto dal torneo, l'ho visto, sinceramente ho visto proprio quella reazione di orgoglio tipica, quella reazione forte, no? Che normalmente che hanno i tedeschi quando si parla a livello nazionale, che non vogliono assolutamente, che non ci stanno mai a perdere e che combattono fino alla fine, fino all'ultimo istante. Ecco, anche questo spirito della Germania può essere francamente abbastanza indicativo e abbastanza pericoloso. Il tutto, chiaramente, ci siamo noi che siamo una squadra che gioca bene, con dei numeri incredibili, e che possiamo crescere tanto. Il punto, ragazzi, è uno. Adesso, se noi diamo per scontato una partita con l'Austria, che se siamo forti, se vogliamo vincere, con l'Austria non dovrebbe essere assolutamente una partita complicata. Tra l'altro poi sabato viene anche mia cognata col suo fidanzato a casa da noi a vedere la partita, quindi organizzeremo una bella grigliata, ci metteremo in giardino con la televisione di fuori, insomma, vogliamo preparare veramente una gran bella serata calcistica, quindi è una cosa anche che mi fa molto piacere. Dopo abbiamo il Belgio, probabilmente affronteremo il Belgio di Lukaku e di De Bruyne, ecco, e lì potremo addirittura fermarci. E i quarti di finale, a questo punto, dopo aver visto quello che abbiamo visto, mi sembrerebbe un po' troppo poco. Insomma, il campionato europeo mi sta piacendo. Quello che non mi sta piacendo, francamente, allora sono innanzitutto la disparità della quantità di pubblico. Questa è una cosa che non lo capisco, non mi piace proprio per niente, per niente. Ieri abbiamo visto lo stadio di Monaco semivuoto. Abbiamo visto lo stadio di Budapest completamente pieno fino all'urlo. Ecco, ci sono queste cose che sinceramente a me mi lasciano perplesso. Sono queste forzature, queste strozzature nei regolamenti che non mi piace. Questa è una cosa che assolutamente non mi trovo d'accordo, anche perché poi dopo che cosa si farà? Cioè, se veramente aumenteranno i contagi con le varianti e tutto quanto, e poi ci risiamo un'altra volta magari quest'anno ad autunno, dopo la parte della colpa va data anche al calcio, non può non essere altrimenti, perché questa gente gira, frequenta posti. È chiaro che se tu li trovi tutti quanti appiccicati l'uno all'altro, cioè, questa è una cosa che veramente non capisco. Perché un paese, ecco, come la Germania, come l'Italia, in uno stato da 70.000 persone ne mette dentro soltanto 15.000 per tenere distanti la gente, invece in Ungheria l'Ungheria la può tenere tutta piena? Perché? Perché in questo caso l'UEFA non entra a gamba tesa, come invece è entrata sulla faccenda che l'Allianz Arena Germania voleva fare lo stadio colorato di arcobaleno e l'UEFA non gliel'ha permesso? Cioè, ci sono delle cose che veramente sono incomprensibili. Cioè, se la cosa, cioè, l'UEFA, come agisce l'UEFA praticamente, no? Ok, se mi costa dei soldi, no, se non mi costa dei soldi, sai che c'è, non me ne frega niente. Così non funziona, ragazzi.
Non va bene. Allora o tu apri a tutti e dopodiché ti assumi le responsabilità e prendi le conseguenze se aumenteranno i contagi, o altrimenti chiudi a tutti e chiuso lì, non dai il permesso a nessuno di entrare allo stadio, tanto abbiamo giocato un anno intero senza pubblico. Oppure metti la regola uguale per tutti. Cioè non va bene, non va bene una cosa del genere. Ieri Budapest tutto pieno, gente senza mascherina, tutti nudi. Insomma, non lo capisco sinceramente, io non le capisco queste cose. Questo non mi sta piacendo, e non mi sta piacendo dal punto di vista arbitrale, perché c'è troppa interpretazione, troppa disparità. Cioè, ieri il primo rigore della Francia, con cui fa gol Benzema alla fine del primo tempo, che è quello, è un calcio di rigore secondo voi? Mai nella vita. Ecco, mi sembra, al di là dei fuorigiochi, non fuorigioco, qual è la regola, fuorigioco no, è come il gol, la palla o è entrata tutto o no, è come si dice, no, la donna è incinta o no, non è che è un po' incinta una donna, o è incinta o non è incinta, quindi fuorigioco è un fatto oggettivo, non è in discussione. Ecco, quello che invece è in discussione sono le interpretazioni degli arbitri, ecco, questo non mi sta piacendo, non mi sta piacendo per niente. Un'altra cosa devo dire che mi sta piacendo poco è la disparità anche di trattamento da parte di alcune squadre e di altre, squadre che fanno chilometri e chilometri e squadre invece che se ne stanno belle tranquilli nei loro stadi e giocano le partite nei loro stadi, come la Germania ad esempio, l'Italia, la nostra Italia che ha giocato 3 partite a Roma tranquillamente senza dover mai neanche, cioè faceva 2 ore di treno e era direttamente a Coverciano, un fatto veramente unico nella storia. Queste cose sinceramente le trovo completamente illogiche, vi dico la verità, molto molto illogico. Hanno voluto fare un mondiale itinerante, l'idea è bella, mi piace perché se vogliamo parlare di Europa, più che dare un unico paese, l'organizzazione dell'europeo, organizzare in questo modo mi sembra veramente molto molto giusto, mi sembra, no? Molto giusto, molto molto sensato, molto bello anche. Però avrebbero dovuto essere un pochino più logici. Poi è vero magari che siccome l'Italia si è qualificata bene, ha diritto di giocare così 3 partite in casa, però è chiaro che mentre una squadra fa chilometri e chilometri, ore di volo, perdi ore di sonno, perdi anche allenamenti, mentre l'altra invece se ne sta bella tranquilla a casa, insomma francamente mi sembra un po' esagerato con la disparità di trattamento. Queste sono le cose, per il resto sta venendo fuori veramente un bellissimo europeo, abbiamo già degli ottavi di finale bellissimi, dei quarti che saranno ancora migliori. Ragazzi, la favorita numero uno è chiaro, la Francia è la squadra più forte che ho visto, dopodiché c'è l'Italia, voglio ancora vederla, sinceramente l'Italia voglio vederla, aspetto la partita contro il Belgio, perché lì si capisce la forza che c'ha la nostra squadra. Ecco, lì si vedrà francamente se tutta questa mole di gioco che produce l'Italia è anche redditizia contro le grandi squadre. Lì si vede se l'Italia è in grado di fare, di opporre anche una fase difensiva efficace e se è in grado anche di soffrire. Perché ragazzi, un conto è andare lì, imporre il proprio gioco contro avversari di una certa levatura, non è che contro il Belgio di Lukaku potremmo imporre per tutta la partita il nostro gioco, così non è che potremmo, se l'Italia è in grado di imporre il suo gioco in quel modo, come siete capaci di farlo con la Svizzera, con la Turchia, allora vuol dire vincere l'europeo, vuol dire che non hai nessun rivale, perché sappiamo che nel calcio non è così. Il calcio vive di una partita al suo interno, vive di tanti momenti diversi, di momenti differenti l'uno dall'altro. Ecco, chiaramente questo deve essere assolutamente un fattore nel modo più assoluto. Ecco, là si vedrà se l'Italia è anche in grado di sapersi difendere con ordine e anche di saper soffrire anche in certi momenti. Io sinceramente vi ripeto, non voglio sottovalutare la Spagna. Perché quello che ho visto ieri, lo ripeto, è stata una cosa, cioè, ho visto quella scintilla che scocca contro con delle squadre che vengono aspramente criticate
e che poi all'improvviso è come un fiore che sboccia, fa fatica all'improvviso sboccia, quando sboccia diventa più bello degli altri, diventa irresistibile. Ecco, la Spagna assolutamente non è da sottovalutare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io ripeto, vi richiedo scusa per quanto riguarda appunto ieri. Noi ci sentiamo domani, avremo altre novità. Intanto abbiamo due giorni, diciamo, di calma tra virgolette dal calcio, da questo europeo, dal calcio giocato, il che significa che potremmo così andare ad analizzare e a parlare di altri argomenti domani. Tra l'altro è una cosa che ne ho parlato con gli altri ragazzi, sono pienamente d'accordo, possiamo prendere la giornata del venerdì, almeno il mio intervento, dove si parla un pochino di astronomia, dove ci sono sempre continuamente grandi novità e grandi scoperte. In questo momento che le tecnologie avanzano sempre di più, le grandi scoperte scientifiche diventano sempre più frequenti, sempre più all'ordine del giorno, e quindi diventa veramente, è anche bello informarsi di tutto questo. Quindi domani parleremo di questo qua, di astronomia. Tra l'altro, in questi giorni, un consiglio ragazzi, gustatevi la luna, la grande luna che abbiamo in questo periodo qua, perché se ci sentiamo un po' più stanchi del normale, lo ripeto, è proprio per la forza gravitazionale più forte che esercita la luna sulla Terra, e questa forza la subiamo anche noi, ecco perché siamo un pochino più stanchi del normale. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, come sempre, a domani, mi raccomando, fate i bravi, passate una bella giornata, ciao a tutti!